capacità aperta al futuro è fatta di progetti. In questo contesto nascono le vere qualità dell'amore: la gratuità, l'oblatività, l'accettazione dei limiti e delle diversità del partner, la generosità. Un rapporto a livello di innamoramento è ancora acerbo, deve ancora crescere. Guai a ritenersi arrivati in questa fase. E sarebbe altrettanto grave trascurare un cammino di amore maturato nell'ambito domestico per inseguire evasioni sentimentali. Sarebbero un furto alla famiglia. Eppure è questa tante volte la causa di molti fallimenti coniugali, quando da parte di un coniuge si afferma di non provare più nulla per l'altro, a significare che è cessata la fase emotiva, la quale è per sua natura instabile. Al contrario, l'amore è più stabile, perché fa stare con i piedi a terra, sa di avere a che fare con situazioni concrete, non sempre facili da accettarsi. Di qui il dialogo, la tolleranza, il senso di responsabilità verso i componenti più fragili della famiglia. Il riferimento si fa ai figli, evitando decisioni a cuor leggero, senza demolire i progetti concordati. Se oggi vengo a soffermarmi sulla realtà della famiglia, e fra i tanti aspetti che questa comprende mi soffermo su un aspetto particolare, è perché con grande amarezza si constatano fallimenti familiari in cui ciascuno dei coniugi si fa forte delle proprie ragioni e non considera che le ragioni dell'intera famiglia sono proprio queste che ne escono perdenti, facendo dei figli vittime senza colpa che ciondoleranno a tempo limitato fra un padre e una madre separati. Ho sentito spesso, nel contesto del naufragio coniugale, espressioni di questo tipo. Ormai queste situazioni sono diventate comuni, le dobbiamo accettare. È una magra giustificazione di chi intende coprirsi con le ragioni degli altri. E qualcun altro a cui si è fatta presente la situazione dei figli privati di genitori stabili mi risponde: come fanno gli altri, faranno anche loro. Ripeto, i problemi che riguardano la famiglia sono tali e tanti e non possiamo considerarli tutti. Ma chiederei a quei coniugi in cui non è ancora maturato o sta venendo meno l'amore vero di farsi forti nel cercarlo e possibilmente farsi aiutare da persone fidate, la capacità di guardarsi negli occhi, il coraggio di capire le ragioni dell'altro, di non irrigidirsi sulle proprie posizioni, la disponibilità a cercare più amici che avvocati. Auspichiamo famiglie che siano luoghi di reciproca accoglienza, scuola di valori umani e cristiani. San Nicola, che fu di conforto per la sua famiglia, possa venire incontro alle nostre, specialmente a quelle su cui più incombe la difficoltà dell'incomprensione. Vogliamo adesso, proprio su questi, direi, propositi, invocare la benedizione per intercessione di San Nicola. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. Concedi, o Dio onnipotente, che la tua Chiesa, resa splendente dalle virtù e dai miracoli di San Nicola da Tolentino, goda per sua intercessione di unità e pace duratura. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Per intercessione di San Nicola, vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Lui. Adesso possiamo riprendere il cammino della nostra processione. Un piccolo avviso: mentre il corteo processionale si snoderà per le vie della città, qua in orchestra sul palco si esibiranno i nostri figli, i nostri nipoti, per chi è più appagamento con me. La scuola e la scuola media, i ragazzi della scuola media Casavolo di Modugno. Naturalmente un uomo che continuerà magistralmente condotto dai loro insegnanti. Allora, chi non segue il corteo processionale potrà ascoltare e gustare questi nostri figli. Grazie.